Ciao a tutti e ben ritornati al Quiz Team qui con MTGO e Magic the Gathering. Oggi andremo a vedere ancora lo spoiler delle nuove carte di Omer su Innistrad, Shadow of Innistrad, la nuova espansione in uscita, ricordiamo, l'8 aprile 2016 di Magic the Gathering, uscirà in seguito verso il 23-24 di aprile mentre il Magic Online. Comunque intanto andiamo a vedere la Wizard of the Coast, ha fatto questo grande lacchezzo sul proprio sito. L'abbiamo visto l'altro giorno, l'ho preso dal cucitore. Oggi andiamo a vedere il maniero Markov e la cattedrale di Tramen. Come avevano detto, infatti, qui le settimane sarebbero state delle svolte, infatti così ci sono state. Andiamo a vedere il maniero Markov, grandi animazioni, ci manca l'audio, però qui se mettete l'audio perché sarebbe molto più bello. Bella prova. Sale la scalinata verso il maniero Markov, dimora ancestrale del Planeswalker vampiro Sorin. Sospetto è molto più cupo e deforme di un tempo. Oserà avventurarti oltre l'ingresso? Ma noi si indaga tutto, si entra dentro. Farti male. Ed ecco le altre carte, guardiamo, bellissima questa carta. Le tre valche, la cancellata di ferro, arcate e contrafforti si contorcono in direzione contro natura. Delle piante forme e figure di vampiri emergono nell'edificio. Infatti, come dicevamo, soprattutto abbiamo trovato molti, molti, molti vampiri in questa espansione. Quindi, avete mazzi vampiri rossi, neri, come stiamo già guardando qui, sei a posto. Come fu da tutta la stessa, ne sale nei corridoi abbandonati e dirigono rumori agghiaccianti. Lo stato tutto sembra freddo e vuoto, non riesce a liberarti dalla sensazione di non essere solo. Leggo sul mistero della follia di Innistrad del maniero Markov. Scopri i suoi segreti grazie agli indizi rivelati durante il fine settimana. Sono i soliti discorsi, andiamo a vedere le arti. Giovani incorreggibili, 5 di mana, vampiro, rapidità 4-3, follia. Se scatti la tasta, scartala in esilio. Quando lo fai, lancia la pagana nel suo osso di follia e mettila nel tuo cimitero. Questa nuova abilità, follia. Se stai per scartarla, invece di scartarla la metti in esilio, pagando 3, e quando lo fai lo paghi e la metti in esilio. Cigarro, cigarro. Andiamo avanti. Con dichiarazione nella pietra, incantesimo raro, no, stregoneria, scusate, stregoneria rara. Esilio la natura bersaglio di tutte le altre creature controllate dal suo controllore che hanno lo stesso nome di quella creatura. Il giocatore indaga per ogni creatura non pedina esiliata in questo modo. Indaga, addirittura fa l'indagine incredibile. Bella prova. Bella prova, bella questa. Questo, addirittura. Scarta una carta, trasformo, Lucandro, sì, subito scartando e basta. Scarta una carta, trasforma in rete di Falkenrath, attiva severità sulla lotta a turno. In 2, 2, vampiro. Tac, diventa un 3-2 volare, bello, 3-2 volare scartando una carta. Per fine di turno è per sempre. No, se è bella, 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 questa ci cago. Quando è un vampiraccio, usci Berserker, vampiro, il re della notte. L'artefatto leggendario di Erdi Tamim. Inizio il tuo movimento, indaga. Ecco cosa indaga. Metti il campo di battaglia una pedina artefatto, in colore, con due. Se rifi questo artefatto, pesco una carta, già. Ci carvava, ecco perché si ricordava. Se rifi a tre indizi, quindi che li metti dall'altra, passi rassegna il tuo grimorio per una carta, aggiungila alla tua mano. Rimesca il tuo grimorio, bella. Quindi questa in combo con questa. No, dov'è? Scusate, con questa indaga. Bella, bella prova. Che indagini. Non per ogni altro indaga, mettete tutti i parenti, mettete due. Bella, bella sta cosa. Quindi praticamente con questa all'inizio mettete un indizio. C'è una pedina artefatto in colore che condurre la serifica e peschi una carta. Nella serifica peschi una carta, cioè ti cerchi una carta senza neanche liberarla. Quindi con questa ovviamente puoi esiliarti una creatura, a quel punto metti altri artefatti. Un po' di lacchezze si possono inventare anche con questo, ma poi lo vedremo quando ci saranno uscite tutte le altre carte. Poi torniamo alla mappa e andiamo a vedere cosa ci riserva l'ultimo, per il momento, spazio, diciamo. Noi vediamo su Instagram, cattedrale di Traben. Enter now, vai, entra, entra. Vai, vai. Usamente gli effetti sonori, uncellacci. Tra le Traben, tra l'ingresso di un tempio, un baluardo di luce, una speranza contro gli innumerevoli orrori di Innistrad. Non c'è alcun dubbio, la cattedrale di Traben è venuta da cose tragiche. Esplorare se si rovine. E di noi, vai, vai. Cattedrale di Traben. Oltrepassa l'imponente portale della cattedrale, mentre la traversa ti guarda intorno. I banchi nella penombra hanno un'aria raccapricciante. Il legno sembra marcio, al suolo sono sparse piume intrise di sangue, come c'è la rappresentazione che abbiamo visto insieme.
successo qualcosa di strano, sopravvive agli orrori e ai pericoli della cattedrale di Traven, segue gli indizi, eccetera, eccetera. Ecco il bianco, angelo, il leggendario arcangelo di Avacin. Già mi figlia bene, vada bene là, bella l'arte, bella che immagini. Creatore leggendario angelo, lampo, volare, cautela. E già questo ci carica, costa 5, ma per un 4-4 lampo, volare, cautela, può andare, ma immagino che l'abilità sia distruttiva, anche perché è una mitica. Quando entra in campo, le creature contrarie erano distruttive fino alla fine del turno. Butta la via. Quando la natura non angelo, contro le more, trasforma all'inizio del prossimo mantenimento. Quindi metti po' timore, si trasforma. Bello! Avacin la purificatrice, ecco i Cicarbanno, la purificatrice, e di il rosso c'è sempre. Volare, quando la natura si trasforma in Avacin, la purificatrice infligge del danno a ogni altra creatura, ogni avversario. Ah, quando si trasforma. Ma è puttana delle vacce. Che te c'è? 25, ma là, popolare, bam, tutte indistruttibili. Poi dopo sicuramente anche lui la schioderà. E quindi si trasforma e fa 3 danni, sì, scusate, fa 3 danni a tutte le creature, non lei, a volare, fa 5, ma questo è veramente forti, forti, forti. Molto implacabile, nero, zombie, minacciare, anche i zombie, ricordiamoci e ricordatevi, tenete presente che ci saranno molto presenti in questa, presente, 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 saranno molto in questa espansione, quindi preparate anche i mazzi neri zombie. Minacciare, questa creatura non può essere bloccata né da due o più creature. Menace, prego. Ormai è Menace, internazionale. O Menace. Quando il morto implacabile muore, puoi pagare uno. Se lo fai, farlo tornare in mano al suo proprietario. Quindi uno tra i più di mano, due, costa due. Quando il morto implacabile muore, puoi pagare X. Se lo fai, rimetti il campo di battaglia di un'altra creatura zombie con costo di mano partito a fare X dal tuo cimitero. Porca boia. Se rompi i coglioni da fare schifo, marimma maiala. La prova che è sta, mitica. Vescovo trapassato, una creatura chierico spirito, per costo 3, quando lancia una magia una creatura, un costo di mana un vertito fuori a 3 indaga. Bella, non male, tutte queste pedinacce, tatta serifia, pesca, pesca, pesca. Bella, bella, cigarba. Inizia il missionario di Avacin, chierico umano, un chierici, ma poi sarà anche il mazzo chierico, vedrai. Inizia la sua sottofase finale, se i missionari di Avacin sono equipaggiati, trasformano. Stato, questa è dura, che diventa. Quando si trasforma, puoi girare un'altra creatura finché sì, non male, però deve l'incantesimo. Se chierico umano, non equipaggiamenti, questo non è malaccio. Comunque, belle carte, belle bianco, cigarba, cigarbao molto quest'angelo. Lo osserviamo, devastante. E finiamo il video con questa immagine, che secondo me è una delle più belle di questa espansione per ora mai vista. E vi salutiamo e vi ricordiamo che nei prossimi giorni faremo altri video per altri spoiler, poi faremo anche altri video di match, eccetera, eccetera. Per qualsiasi cosa, come sempre, iscriveteci. Speriamo inoltre i video siano di vostro gradimento e che veniate anche a Quack per discutere e parlare tutti di Magic. Intanto vi auguriamo un buon fine settimana e ciao a tutti da NXXX89.